Sexual ed è bentornati sul mio canale. Oggi siamo qui, siamo nello speciale 1000 iscritti. Ringrazio nuovamente tutti quanti, anche se siamo circa 1300. Mi scuso se c'è un po' di vento, ma va bene lo stesso. Allora, che cos'è che faremo oggi? Faremo un fuck. In teoria lo speciale 1000 iscritti non doveva essere un fuck, però per via del maltempo qui non sono riuscito a registrare il video che volevo registrare. Non vi preoccupate, perché alla fine uscirà come un video normale, praticamente uguale a tutti gli altri. Inoltre vi ricordo di passare dal link in descrizione, perché c'è pure il profilo Instagram, dove ovviamente metterò post qualora decidessi di farne un altro. E niente raga, iniziamo con le domande. YakiPNG ci scrive: che vita ti aspetti tra 5 anni? Allora raga, io tra 5 anni non so davvero che cosa farò, non ho idea, non so nemmeno cosa farò domani, quindi scusami ma io proprio non so rispondere davvero, cioè non saprei davvero. Gianluigi Caruso ci chiede: ti piace il tè al limone? Assolutamente sì, preferisco il tè al limone piuttosto che il tè alla pesca, perché è troppo buono raga, è troppo buono quello al limone. Simplex mi chiede: quanto sei cancro da 1 a 10? Ma credo probabilmente 8. E tu piuttosto, quanto sei da 1 a 10? Oppure da 1 a cancro, 0,10? Fermi tutti perché qui c'è Ale Basta che mi scrive 300 miliardi di domande. Ale Basta ci chiede: da quanto tempo sei su YouTube? Allora, con questo canale quasi 2 anni ad ottobre, mentre per quanto riguarda in generale quasi 3 anni, perché ho avuto anche altri 2 canali, ma ero comunque più piccolo. Chi è il tuo youtuber preferito? Assolutamente Giumbo Drillo, raga. Se non lo seguite siete solo dei buffo, veramente, perché merita davvero un sacco. Cioè, apre la bocca, io muoio dalle risate. Descrivi con una parola YouTube. Credo sia una lotta, raga. YouTube credo che sia una lotta. Sì, lotta, perché per esempio adesso è il momento di Outlast 2, più che altro adesso è passato, però è stata tipo una lotta per chi magari lo portava prima o chi faceva il più cancro. Insomma no raga, è davvero una lotta. Descrivi con una parola il tuo canale. Credo assolutamente passione, e aggiungo anche un'altra parola: duro lavoro, perché porta davvero tantissimo tempo e non è nemmeno molto facile. Io questo lo sto provando e quindi ve lo posso assicurare. Hai mai mentito ai tuoi fan? Non avrei il motivo, quindi assolutamente no. Cosa odi del tuo canale? Allora, attualmente non odio assolutamente niente, solamente nelle live, che a volte può capitare che le persone mi chiedono le cose 300 volte, sto vento mi ha rotto proprio. E niente raga, quindi solamente questa cosa. Youtuber con cui hai legato di più? Rod, alla fine ci conosciamo da un sacco di anni, anche se prima non andavamo d'accordo quando eravamo piccolini. E alla fine sì, ho legato di più con lui, ma comunque non lo metto in questa lista perché alla fine ci conosciamo già da tempo. A questo punto direi assolutamente Z Mike, perché l'ho conosciuto dal nulla e aveva un canale che era davvero a livelli bassissimi secondo me, e gli ho dato semplicemente una spinta e l'ho aiutato con consigli, e adesso raga sta andando davvero bene e sono fiero che sta facendo davvero tanta roba, tante belle cose, quindi direi assolutamente Z Mike. Descrivi lo youtuber con cui hai legato di più e il tuo youtuber preferito. Partiamo con il descrivere il mio youtuber preferito. Il mio youtuber preferito, che ovviamente è Giumbo Drillo come vi avevo detto in precedenza, e raga io credo che sia un genio, assolutamente un genio, ha quella comicità che nessuno ha su YouTube Italia. Ricco Bona Francesco: quanto sei cogliano a spaccare la play per una kill alleata? Allora fermi tutti, non ho spaccato la play. Cos'è successo? Eravamo in classificata su Rainbow, Ricco ovvero Rive 35 mi ha sparato così dal nulla, perché l'avevo mutato, che fa solo casino nel party, sempre solo casino. Allora io mi sono incazzato perché mi aveva ammazzato così dal nulla, ho tirato un pugno alla scrivania, ma davvero raga un pugno troppo forte, si è tolto il cavo dell'alimentazione e si è spenta la play. Vabbè, la vado ad accendere e compare un menu strano, così strano dal nulla, non mi fa avviare la PS4, si era disinstallato l'aggiornamento. Allora davvero sono stato troppo incazzato per tipo 2 giorni, perché pensavo fosse l'hard disk. Dopodiché sono andato su YouTube a leggere un po' questo problema, insomma in generale ho visto un po' anche su Google e molte persone dicevano di ripristinarla, io però non ero sicuro. Allora ho detto ma sì dai, tentare non nuoce, l'ho ripristinata, però alla fine io ho già riscaricato quasi tutto, quindi in teoria dovrebbe andare tutto bene. Jack Sub: PlayStation o Xbox? Assolutamente PlayStation, le ho tutte e due, ho PlayStation 4 e Xbox 360, però ho avuto anche PS3, PS2, assolutamente PlayStation. Xbox ci sta lo stesso, però comunque preferisco PlayStation. Trattino Zandi punto trattino basso: bella Gianlu, porterai degli altri contenuti a parte Code Rainbow? Mi saluti, sei un grande. Allora, grazie mille a Zandi, bella Zandi.
Comunque non lo so, perché attualmente sto portando Rainbow Code perché alla fine gioco solamente a questi. Qualora decidessi, anzi, qualora incominciassi a giocare ad altre cose, probabilmente lo porterei sul canale. Cosa ha detto mi chiede? Fuck, ha mai spaccato un joystick? No, assolutamente no, non ho mai spaccato un joystick. Assolutamente, che poi regà, non ho spaccato proprio niente dal nervoso. Zero. No, zero proprio, regà. Sì, zero. Solamente pugni su scrivanie e così. Sì, può capitare a volte che dia qualche pugno sulla scrivania. Simplex ci scrive di nuovo, fuck, posso bannare Zmike? Assolutamente sì, bannalo quando vuoi. Solo che, ah sì, puoi, perché tu sei moderatore e lui no. Perfetto, bannalo, a prescindere. Comunque raga, vi ringrazio di aver visto il video fino a questo momento. E vi ringrazio ancora per i 1000 iscritti. E niente raga, ci sentiamo.